battaglia di dire. Io quindi sono dal punto di vista personale, dovrei cercare, no, ma manteniamo i resti come sono. Però effettivamente si vanno a mettere sul mercato, casa mia, c'è parità di metri quadri rispetto a una casa che può essere in altre zone, c'è un'effettiva discrepanza. Quindi è semplicemente una cosa giusta, va fatta in quanto giusta, non è di destra, di sinistra, di centro, punto, va fatta perché è un'ingiustizia sociale, semplice. Non siamo qui a dire poi che la periferia in effetti ha dei servizi che ancora non sono arrivati, che ci voleva magari meno di 14 anni per arrivare a esaminare questo problema, ma queste sono tutte cose di salute. Io personalmente posso dire quello che farò io come consigliere comunale, nel caso in cui riuscissimo in questa sindacatura o nella prossima, io sposto questa battaglia. Addirittura non mi posso permettere, non posso permettere ovviamente per i miei colleghi, perché ognuno poi ha giustamente il suo elettorato, ha un suo, una sua idea. La mia idea è questa, perché semplicemente è una cosa giusta. Sentivo prima dei parcheggi, no, hanno proposto tutti quanti insieme di dare 30 ore gratuite come minimo di parcheggio, cioè, abbiamo la periferia, è venuto fuori che a Frascati non ci sono i parcheggi per dare i parcheggi a chi ha venuto fuori. Cioè la commissione alla fine ha licenziato la cosa, abortendola, dicendolo non ci sono i parcheggi e quindi chi abita fuori le stesse tasse che pago anche io in centro deve pagare tutto, anche per andare al medico dovete pagare, per andare al cinema il vostro biglietto costa minimo un euro in più del mio, per andare a ritirare un certificato della posta dovete pagare. Per me questa è un'altra battaglia giusta e io spero che si torni in commissione in qualche maniera e si trovi una soluzione, perché io vorrei andare in giro l'estate e non essere insultato. Marino, ho 30 anni e mi ci tengo a vedermi allo specchio e non essere insultato, perché mi vergogno di quel manifesto, perché quel manifesto è stato firmato dal Consiglio Comunale e anche io sono uno che allora ha detto una bugia ai cittadini, perché il 2 per 1000 mi avevano promesso. Ho votato, ho alzato la mano per mettere lì il 2 per 1000 e dopo ho scoperto alla fine, ci è arrivata come quando vedete un bambino che racconta le bugie, giorno dopo giorno ci arriva, guarda che è il 2,7, guarda che è il 3,1, era una presa in giro a un certo punto, l'ultimo giorno ci arriva, mancano 500.000 euro, 4 per 1000, l'ultimo giorno, venerdì sera ci è arrivata, io vorrei che il direttore... Venerdì sera ci è arrivato il fatto che mancava mezzo milione di euro, quindi si arrivava al 4. Tutta la pantomima è stata. Scuderia, allora, io non sto qui a dire non bisogna dare o non bisogna tagliare. Vi posso assicurare che c'è da tagliare al comune: c'è da tagliare perché tra municipalizzate e dipendenti pubblici siamo oltre i 200 elementi, cosa che qualche anno fa non era così. Quindi c'è da tagliare, si può lavorare, ci sono alcuni servizi che possono essere tagliati o esternalizzati o dati ai privati, ci sono, se voi leggete i verbali che non vi faccio qui perché dovrei parlare un'ora, non ho intenzione di parlare un'ora, perché penso che già avete sentito, però vi assicuro che ci si può lavorare. La spending review l'ha presentata a tutti, collega Petruto, gliel'avete bocciata, ha presentato una mozione in cui diceva facciamo una spending review, lo hanno preso in giro, collega Totti, alzano la mano tutti quanti, dove vedete, sono stupendi, votano pure contro quello che dicono e sono le cose sensate, perché queste sono cose sensate. Vorrei semplicemente difendere la categoria di un'altra. Il nostro gettone di presenza è di 18 euro lordi, onestamente non ci ingrassiamo un granché, e anzi io devo essere onesto, perché ci sono persone che l'amano proprio politica qui dentro, c'è anche alcuni consiglieri che francamente stanno lì dentro, non li ho mai sentiti, non so se hanno dato la parola, altri che francamente secondo me non gliene frega proprio niente, però quelli che sono qui presenti onestamente devo dare atto che sono sempre stati presenti, e comunque non è che lo facciamo per i soldi, perché lo facciamo per passione, però io tengo a dire che noi, quelli che sono qui presenti, siamo abbastanza convinti, sposeranno questa battaglia. Esaminateci, venite a vedere il Consiglio Comunale, nelle commissioni, visitate il sito del Comune, perché è importante la trasparenza, stiamo lottando per la trasparenza, perché giustamente anche Marchese, uno degli ultimi siti. Voi dovete vederlo da internet quello che facciamo. Venite a vedere quello che facciamo, perché il vostro occhio è importante, in quanto magari le parole che si dicono adesso in pubblico, poi nelle camere, se non c'è nessuno, potrebbero essere differenti. E voi dovete far venire di questo. E ho finito, vi ringrazio, scusate il ritardo.